Nelle scorse puntate ci siamo occupati della guerra combattuta in condizioni estreme a 3.000 metri di quota e dell'impresa compiuta da alpini, ingegneri e artiglieri per trascinare fin lassù un cannone del peso di 6 tonnellate. Oggi vi racconteremo invece la storia della cosiddetta battaglia dei ghiacciai e del destino toccato fra le vette dell'Adamello al battaglione Val d'Intelvi, sacrificato in un attacco che lascia perplessi molti storici. Salve a tutti e come sempre bentornati al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, qui sulla linea della memoria. Io sono Stefano Gambarotto, conservatore del museo, e vi do il benvenuto su questo spazio che dedichiamo a chi è curioso della storia. Nel settore adamellino, quando la guerra inizia, il confine è presidiato dal Terzo Corpo d'Armata italiano. Dall'altra parte c'è il gruppo Tirolo austriaco. Gli alpini fanno base al rifugio Garibaldi e controllano la zona di confine che dal passo del Venerocolo si estende fino all'Adamello. Altri uomini si trovano invece al passo del Tonale. Gli austriaci, dal canto loro, hanno come base principale il rifugio Mandrone e sono trincerati al passo Paradiso e nella conca del Presena. È da queste posizioni che controllano la Val Camonica fino a Vezza d'Oglio, sfruttando una strada che attraverso la Val di Sole collega i forti che sorgono in zona. Nel 1915, in giugno, proviamo a sorprenderli nella conca di Presena, girando il passo del Maroccaro, ma veniamo respinti perdendo molti uomini. Allo stesso modo, siamo noi a bloccare gli austriaci quando tentano una sortita verso i passi Brizio, Garibaldi e Venerocolo. Gli italiani riescono comunque ad impadronirsi di Cima Paier, di Passo Lagoscuro e della Punta del Castellaccio. Ciò avviene nel corso di una seconda azione non andata a buon fine per la conquista della conca del Presena. È però nel 1916 che si comincia a fare sul serio con quella che gli storici hanno chiamato la Battaglia dei Ghiacciai. Le forze italiane e austriache si battono a quote che superano i 3.000 metri, dovendo affrontare oltre all'avversario anche le insidie di un ambiente ostile e imprevedibile, dove ad un sole che splende, nel giro di pochi minuti, possono sostituirsi condizioni di tempo avverse. In marzo i nostri esploratori hanno trovato deserti i passi dell'Ares e di Cavento e le sommità del Dosson di Genova e di Cresta Croce e Monte Fumo. Ci illudiamo quindi di poter occupare tutte queste posizioni senza sforzo. Ma non appena il gelo comincia ad allentare la sua morsa, sono gli austriaci ad impadronirsene. Diviene subito chiaro che per scacciarli di lassù si dovrà combattere. Gli scontri cominciano la notte del 27 aprile, quando gli alpini investono con quattro colonne d'assalto la linea che dalla Lobbia Alta corre sino al Monte Fumo. La resistenza avversaria è accanita, ma alla fine tutti gli obiettivi prefissati finiscono in nostre mani. L'azione riprende tra il 29 e il 30 aprile, quando i comandi italiani lanciano un nuovo attacco sulla dorsale che da Punta dell'Orco, attraverso il crozzon di Folgorida e il crozzon di Lares, arriva fino al passo di Cavento. L'operazione consegue successi parziali, limitati ai lati del fronte di battaglia. Al centro dello schieramento, invece, soprattutto sui passi delle Topette e di Folgorida, dove gli austriaci si difendono con maggiore accanimento, non otteniamo alcun risultato. L'attacco viene appoggiato dal fuoco dell'Ippopotamo, il cannone da 149 che è stato innalzato sul passo del Venerocolo a prezzo di incredibili fatiche e di cui abbiamo parlato nello scorso episodio. Per issare l'arma fin lassù a forza di braccia, agli alpini sono occorsi 3 mesi di duro lavoro. Si tratta del pezzo di artiglieria di maggior calibro mai trasportato a quote così alte. Tutte le nostre azioni successive traggono beneficio da quell'impresa.
Come abbiamo visto, il cannone oggi è ancora lassù, nell'ultima posizione da cui sparò, sulla cresta di croce a 3.276 metri di quota, trasformato in monumento nazionale. Dopo due giorni di lotta sui ghiacci, restano in nostre mani le posizioni del Crozon di Folgorida a 3.082 metri di quota, del Crozon di Lares a 3.354 metri, del Passo di Lares a 3.255 metri e del Passo di Cavento a 3.195 metri. Catturiamo anche 103 prigionieri, dei quali 3 ufficiali e 2 mitragliatrici. Scrive Isidoro Reggio: il Crozon e il Passo di Lares furono le prime e più facili conquiste. La vetta era sguarnita dal solito presidio, che si era raccolto più in basso, sulla sella, ma come avvertirono l'avanzata dei nostri, gli austriaci si affrettarono a ritornarvi per rioccuparla. Più che un'azione, continua Reggio, si impegnò allora una gara di velocità. Da due parti diverse salivano affannosamente i contendenti, scambiandosi raffiche di fucileria. I nostri vi giunsero con una precedenza di 15 minuti, cosa che diede loro un vantaggio così decisivo che i nemici rinunciarono a contrastare il possesso della posizione e ripiegarono. Occupata la vetta, era nostra necessariamente anche la sella sottostante. Il Crozon di Folgorida fu attaccato d'impeto. Il reparto inviato a compiere l'ardita operazione giunse presso il nemico quasi di sorpresa. 10 ore di marcia avevano condotto i nostri alpini di fronte alla posizione avversaria, che essi assalirono con slancio risoluto e travolgente alla baionetta. Aspra, sanguinosa ma non lunga, la lotta si concluse con la nostra vittoria. A sera l'importante vetta era conquistata. I giorni della battaglia dei ghiacciai sono però tragicamente segnati dal destino del battaglione Val d'Intelvi. Costituito come battaglione di milizia territoriale, il Val d'Intelvi era composto per la sua quasi interezza da alpini lombardi provenienti soprattutto dalle zone di Lecco e Como. Gli attacchi ai passi di Folgorida a quota 2.939 metri e delle Topette a quota 2.898 metri non avevano prodotto risultati e lo scontro si stava trasformando in uno sterile bagno di sangue. A quel punto, per espresso ordine del colonnello Carlo Giordana, il Val d'Intelvi viene spedito all'attacco. La discutibile decisione assunta da Giordana sarà all'origine di feroci polemiche. La spinta offensiva contro i passi di Folgorida e delle Topette si è ormai esaurita. È dunque chiaro che il tardivo intervento del Val d'Intelvi avrà ben poca utilità. Inoltre, gli alpini che ne fanno parte sono privi della mimetica bianca e vengono costretti ad avanzare in pieno giorno sul ghiacciaio, sprofondando nella neve che ne rallenta i movimenti. La divisa grigio-verde che indossano li rende perfettamente visibili al fuoco degli avversari. Testimoni riferiscono che la compagnia di alpini del Val d'Intelvi che si era portata al passo delle Topette andò all'attacco senza attendere il segnale convenuto perché qualcuno dalle trincee austriache avrebbe urlato Savoia, il grido che di solito veniva lanciato all'inizio delle azioni italiane. Anche gli alpini di fronte al passo di Folgorida si lanciarono all'attacco. Le mitragliatrici e i fucili degli austriaci non lasciarono loro scampo. Il maggiore Ferrari fu colpito in modo grave. Il capitano Polin venne raggiunto al volto da un proiettile esplosivo. Caddero il tenente Gulfi e l'aspirante ufficiale Rizzi. I sottotenenti Candelori, Colonna e Mazzoleni riportarono gravi ferite. Terribile è il destino di quanti, impossibilitati a muoversi per le lesioni subite, rimangono inchiodati sul ghiacciaio. Scrive il capitano d'artiglieria Ildebrando Flores: cominciò a soffiare la tormenta. Credo che in tutta la guerra, in pochi settori del fronte, si siano vissute ore d'angoscia come in quella malaugurata sera.
La morte inesorabile e spietata si aggirò famelica su quel campo di ghiaccio e trovò una compagna implacabile nella tormenta, alla quale un destino crudele volle affidare il compito di completare la distruzione di tanta gioventù. A notte alta, quando la neve caduta ebbe ricoperto abbondantemente i morti e i moribondi, abbreviando l'agonia di questi ultimi con la tortura del soffocamento, anche gli elementi si placarono. Sulla triste sorte del battaglione Val d'Intelvi resta dura la testimonianza di Carlo Emilio Gadda, che così scrive: «Il colonnello Giordana aveva dato l'ordine di attacco. A pochi metri avevo udito le brevi parole. Gli premeva di arrivare al più presto sopra Val Genova. Dal passo del Venerocolo il 149 tuonava. L'ordine di attacco fu dato. La scatoletta del telefonista trasmise i comandi. Neri bersagli, come le sagome di tiro, gli alpini si offrivano alla precisione millimetrata dei Kaiserjäger. Affondavano nella neve sino al ginocchio, alcuni magari sino alla cintola. La mitraglia radeva il nevaio. Quegli uomini non discussero gli ordini, adempirono agli ordini. Ma chi dà ordini deve dare ordini giusti e utili». L'ufficiale austriaco Gunther Langes, nel suo libro di memorie Die Front in Fels und Eis, descrive quanto accaduto come una brillante, pazzesca azione di votati alla morte. «Profondo rispetto, dice Langes, sentimmo nel cuore per quei temerari soldati costretti a risolvere un compito insolubile. Il loro attacco eroicamente grande doveva crollare in modo pauroso sia come concetto che come azione. Ora essi giacciono sparsi sulla vedretta nell'arrossato manto di neve. Notte e giorno udimmo i loro lamenti e le loro grida». L'infausto episodio del battaglione Val d'Intelvi condiziona in modo pesante il giudizio sulla figura del colonnello Carlo Giordana, che per il suo comportamento sull'Adamello fu decorato con la medaglia d'oro. Nonostante l'azione che aveva ordinato si fosse rivelata un sanguinoso fallimento, pare che Giordana fosse pronto a reiterare quello sciagurato attacco. L'uomo non era ben voluto dai suoi dipendenti, ma non va dimenticato che fino al giorno della tragedia del Val d'Intelvi, buona parte dei successi da noi conseguiti, soprattutto nelle vittoriose azioni dell'aprile 1916, furono dovuti alla sua spericolata iniziativa. A sostenerlo sono Paolo Rubbiati e Luciano Viazzi, nel loro famoso volume dedicato alla Guerra Bianca. L'ufficiale non sopravvisse comunque alle insidie della guerra. Morì nemmeno due mesi dopo, alle falde del Monte Cucco, il 23 giugno del 1916. Era stato da poco nominato generale e posto al comando della Brigata Benevento. Fu colpito quattro volte durante una ricognizione nella terra di nessuno, fra le nostre linee e quelle avversarie. Cadde centrato alla tempia, alla gamba sinistra e all'anca. I corpi di cinque caduti del Val d'Intelvi vennero avvistati nel settembre del 1951 sulla vedretta della Loppia, davanti al passo di Folgorida, 35 anni dopo l'inutile massacro. Fu organizzata una spedizione per il recupero. Alcuni raggiunsero il ghiacciaio, ma l'operazione, a causa delle difficoltà, venne rinviata. Una seconda spedizione fu organizzata l'anno dopo, in agosto, ma senza risultato. Tanta sofferenza e morte non erano servite a spezzare la resistenza austriaca, che sarebbe poi stata destinata a liquefarsi pochi giorni dopo. Dove non era riuscita la forza bruta, ebbe invece successo l'ardimentosa inventiva di una pattuglia di alpini guidati dal tenente Arturo Galletti, che, di propria iniziativa e senza dare ascolto alle disposizioni ricevute, il 10 maggio attaccò a sorpresa il Passo del Diavolo, una posizione arretrata nello schieramento avversario controllata dagli austriaci. Il tenente Galletti, dopo il massacro del Val d'Intelvi, aveva assunto interinalmente il comando di ciò che restava del battaglione. All'arrivo del nuovo comandante, il maggiore Luigi Sebregondi, si avviò con la sua 244esima compagnia al Passo Lares, dove giunse il 3 giugno.
Galletti è convinto che la chiave per scardinare i passi di Folgorida e delle topette non stia in un attacco frontale, ma piuttosto nella conquista del passo del diavolo. Se fossimo riusciti ad impadronircene, avremmo tagliato i rifornimenti diretti al sovrastante Crozon del diavolo, che per il passo devono necessariamente transitare. Il Crozon del diavolo è un punto cruciale perché si innalza proprio alle spalle delle posizioni per le quali italiani e austriaci si sono così duramente battuti negli ultimi giorni di quel lontano aprile. Chi occupa la vetta del Crozon del diavolo domina dall'alto anche i passi di Folgorida e delle topette che, essendone sovrastati, offrono un ben magro riparo contro il fuoco in arrivo dalla cima. Chi controlla la cima, dunque, controlla necessariamente anche i passi sottostanti. Il Crozon del diavolo finirà in nostre mani praticamente senza sparare un colpo e la sua caduta provocherà sconcerto fra le file avversarie, dando luogo ad un rapido ripiegamento che ci spalanca la via per la conca del Mandrone e la Val di Genova, fino quasi alle porte del Carisolo, all'imbocco della Val Rendena. Ma tutto questo come può avvenire? Galletti conquista prima di tutto il passo del diavolo con un'azione di sorpresa. Lo fa passando con un pugno dei suoi alpini attraverso la cresta di Lares, che gli austriaci ritengono impraticabile e che pertanto è sorvegliata solo da un'unica sentinella. Compie l'azione senza dare ascolto agli ordini superiori che gli imporrebbero di non muoversi dal passo Lares. Perduto il passo del diavolo, i nostri avversari abbandonano subito anche il sovrastante Crozon del diavolo. Lo lasciano di loro iniziativa non appena si rendono conto dell'accaduto. Poche ore dopo, nella notte, si ritirano anche dai passi di Folgorida e delle topette perché oramai le due posizioni sono sovrastate e minacciate alle spalle dagli italiani. L'irriverente audacia di un solo uomo è riuscita là dove colonnelli e generali hanno fallito ed ha evitato il ripetersi di una nuova inutile strage. Quando torna al passo Lares, Galletti dice all'esterrefatto maggiore Sebregondi, ignaro di ogni cosa: ho l'onore di informarla che il passo del diavolo è occupato da un plotone della mia compagnia. Abbiamo fatto 15 prigionieri ed almeno 10 sono i morti. Dei nostri nessuno è perito e nemmeno ferito, quindi il colpo è riuscito stupendamente bene. Segnalo l'ottimo comportamento del sottotenente Romanzi e di tutti i miei sottoposti. Anche per oggi dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto è tutto. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e ringrazio l'ISTRIT, Istituto Storico Trevigiano, Comitato di Treviso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e il Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri di Vittorio Veneto per la collaborazione prestata. L'appuntamento con tutti voi è sempre qui al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto per un prossimo video sulla linea della memoria.